Incontro Giustizia e Perdono, le vie della pace, promosso dalla Fondazione Carispac, si è svolto a Sulmona presso il Teatro Comunale Maria Caniglia. Ospite d'onore dell'evento è stato il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha dialogato sui temi della pace e del perdono con il giornalista Paolo Mieli, curatore dell'evento. C'è il rischio di una terza guerra mondiale, secondo lei? Certo, dobbiamo sempre. Papa Francesco ne ha parlato più volte. Noi che siamo, invece di prendere sul serio l'allarme, stacchiamo l'allarme. Quindi pensando, beh, io staccavo l'allarme, sono a posto. Il problema è se l'allarme si è acceso, indica qualcosa. Sono anni che Papa Francesco parla della guerra mondiale a pezzi e in tanti modi non fa altro che ricordarci la gravità, la tragedia, sia il prezzo umano che le guerre portano, basta un bambino, la tragedia di un bambino, ma anche appunto quanto questo poi genera altro. Cioè il male è geometrico, cresce se non trova appunto la vittoria, la sconfitta, e l'unica cosa è, per esempio, per la guerra, la pace. Quindi limitarne il più possibile gli effetti, l'azione umanitaria, ma soprattutto tessere il delicatissimo dialogo che può portare alla pace. Se non c'è giustizia non c'è la pace, perché prima o poi c'è, sono i conflitti. E la pace deve portare la giustizia. Anche per l'Ucraina si è sempre parlato di una pace giusta. Poi credo che la pace di per sé sia giusta, ma se non c'è la sconfitta delle disuguaglianze è difficile. Qualche volta noi pensiamo, ma io che cosa posso fare per la pace e per la giustizia? Pensiamo che non conto niente, che contano, che ne so, i pennacchioni, quelli grandi, quelli che hanno in mano le leve che decidono. In realtà comincia da noi. Un vecchio padre della grande sapienza, padre Silvano del Monte Athos, che diceva: comincia la pace dentro di te e migliaia intorno a te l'avranno. Come a dire, la pace comincia da noi. E la scelta della pace è quella di essere giusti, di combattere il male, di essere operatori di pace. Papa Francesco usa l'immagine, usa l'appellativo di artigiani di pace, perché la pace è sempre anche un po' artigiano. E dipende sempre da noi, è la famosa goccia che poi può fare l'oceano. Sì, c'è un vecchio documento di San Giovanni Paolo II che era molto chiaro: non c'è pace senza giustizia. E non c'è giustizia senza perdono. E credo che appunto effettivamente quell'inizio del giubileo, che è legato alla perdonanza dell'Aquila, ha molto da dire preparando il prossimo giubileo, che è proprio sulla speranza. Può esserci giustizia senza perdono, cioè se le parti che hanno ricevuto dei torti non passano sopra i torti ricevuti, è ovvio che non ci sarà mai né giustizia né pace. E le persone che si battono per la pace si devono muovere autonomamente e fare qualcosa di concreto. Cardinale Zuppi, un po' anch'io, ma Cardinale Zuppi ha fatto cose concrete molto importanti. Lui ha fatto liberare dei bambini ucraini che erano stati rapiti dai russi e non ci credeva nessuno. Devo dire la verità, neanch'io all'inizio che ci sarebbe riuscito, ci è riuscito. L'incontro è stato aperto dai saluti istituzionali di Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, e Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispac. Pensiamo a quell'ideale di giustizia, a quell'idea di giustizia che ha descritto il nostro illustre concittadino Giuseppe Capograssi come regolatrice del mondo e della vita degli uomini, però in grado di superare attraverso l'ideale la limitata ragione umana ed ascendere ad un livello di equilibrio e di amore. Allora noi comprendiamo bene che i temi non sono così apparentemente antitetici, sono perfettamente coerenti. Non c'è giustizia senza perdono, non c'è pace, non c'è possibilità di pace se non si accede all'idea del dialogo, del confronto. Ha introdotto il dialogo Fabrizio Marinelli, presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Ha moderato il giornalista Angelo De Nicola, curatore del progetto
le capitali celestiniane della pace. L'incontro è un ulteriore appuntamento previsto nell'ambito del progetto Le capitali celestiniane della pace, promosso dalla Fondazione Carispach, che dal mese di maggio scorso sta mettendo in rete le eccellenze culturali del territorio aquilano intorno al messaggio di perdono dell'eremita del Morrone per valorizzare e consolidare l'unità dell'intera provincia aquilana. L'evento è scaturito da un altro momento di riflessione svoltosi all'Abbadia Celestiniana lo scorso 31 luglio, quando in videoconferenza il Cardinale Zuppi espresse la volontà di venire a Sulmona proprio per parlare di pace e della figura di Celestino V, per il quale il perdono è l'anticamera della pace, giustizia e misericordia. È stata scelta Sulmona come sede di questo importante appuntamento anche perché la città da alcuni anni sta portando avanti alcuni importanti progetti sul tema della pace. Il riferimento è in particolare alla giostra cavalleresca d'Europa, diventata giostra d'Europa della pace, che con i 20 paesi europei e i borghi più belli d'Italia con i quali è collegata, è di fatto strumento di riconciliazione e di unione di luoghi e di popoli che si riconoscono nel messaggio universale di pace e di perdono. Ormai si vanno accavallando le iniziative e si va raggiungendo l'obiettivo che io ho cercato di dare alla Fondazione, quello di individuare un tema così importante nel momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, che è un tema della pace. È legata alla giostra europea, questo tema della pace è collegato a 20 nazioni europee, può dare i frutti per il futuro. Tra l'altro dobbiamo collegare questa iniziativa al momento in cui nel 2025 ci sarà questo importante evento della Chiesa che porterà in Italia molti pellegrini e che deve essere attenzionato quindi il luogo dove questi possono anche lucrare un perdono che a Sulmona è quotidiano, mentre in altri posti deve essere portato attraverso una enunciazione da parte della Chiesa, del Papato. A Sulmona Celestino V praticamente è stato per circa 50 anni l'eremo di Celestino V, è dotato di una lapide in cui c'è scritto che si mutua il perdono quotidianamente. Dobbiamo capirlo, dobbiamo farlo capire e attraversare tutto il percorso che si deve attraversare per raggiungere obiettivi importanti che sono comunque quelli della pace. È stata scelta Sulmona. Sì. Perché? Diciamolo. Sulmona viene scelta perché Celestino V negli anni non ha avuto il degno riconoscimento di questa presenza in Sulmona. È vero che non dobbiamo togliere a nessuno, è importantissimo quello che ha fatto l'Aquila nei confronti di Celestino V, però è importante che noi pure riaffermiamo il principio per il quale Celestino V qui è stato dichiarato santo, qui ha fatto diversi miracoli, da qui poi attraverso altri percorsi è stato portato al papato.